aspettato tanto questo debutto in Serie A, ma direi che hai sfruttato bene la chance, anche se è arrivata una sconfitta, tu il tuo l'hai fatto. No, sì, non vedevo l'ora di scendere in campo, poi in questa atmosfera, io romano, cresciuto nelle giovanili della Roma, l'addio di Daniele che lo conosco da quando ho 8 anni, quindi non poteva esserci esordio più bello. Peccato per la sconfitta perché abbiamo fatto un'ottima partita, meritavamo almeno il pareggio, però anche il pareggio non avrebbe cambiato la nostra posizione di classifica, quindi siamo contenti della prestazione e anche io della mia, quindi dai, adesso abbiamo queste meritate vacanze. Una serata così, con un pubblico così, sappiamo che sei tifoso della Roma, cresciuto qui, però non hai mai mostrato emozione durante la partita, non ti ho mai visto in difficoltà neanche emotivamente. Allora, se devo essere sincero, ho sentito più tensione in settimana che oggi. In settimana, quando mi avvicinavo al match, non vedevo l'ora di arrivare ad oggi perché avevo paura di arrivare troppo scarico, perché sentivo questa voglia di giocare, questa tensione. Sceso in campo incredibilmente, il riscaldamento non... è come se non so, forse ero talmente concentrato che non ho sentito proprio la pressione e niente, è stata una bella sensazione. Però, avendo debuttato in Serie A, ma già lo sapevi, in Serie A ci sono attaccanti di Serie A che tirano da Serie A, ti sono andate alcune pallonate incredibili, però ti ha tirato delle cannonate. Sì, dai, lo sapevamo, però mi piacciono queste sfide e cerco sempre di migliorarmi. Anche quest'anno ho avuto la fortuna di allenarmi con giocatori veramente forti e penso che, nonostante io non abbia giocato, penso di essere migliorato molto, perché anche in allenamento abbiamo attaccanti anche noi fortissimi, quindi... Mi è servito per migliorare, perché anche a 33 anni uno non smette mai di imparare, quindi sono contento lo stesso, sono contento di far parte di questa squadra perché ce l'ho nel cuore il Parma e anche non giocando spero di aver dato il mio contributo fuori dal campo. Non so se lo sai, ti do una bella notizia, c'era Buffon in tribuna a guardarti. Non stava guardando a me, stava guardando De Rossi, però bello, è stata una serata stupenda. Sì. Non so se si ricorda di me tutte le volte che facevo lo stalker alla Borghesiana a vedere i suoi allenamenti, però no, penso che c'era un'atmosfera e un palcoscenico bellissimo e non potevo sperare in esordio migliore, più bello. Ti ringrazio. Senti, sei stato un po' una più bella storia da raccontare per il Parma in una serata che ha raccontato un'altra storia fantastica. Sei partito dalla Serie C, sei arrivato in Serie A, che anni sono stati? Guarda, partirei un po' da più dietro, perché circa 6 anni fa io stavo smettendo di giocare, perché dalla B a Verona non trovavo squadra e ho ricominciato dalla C2 e sinceramente è stato bello coronare questo sogno di esordire in Serie A, perché penso che sia dimostrazione che uno, lavorando e credendo sempre nelle proprie possibilità, nelle proprie doti, poi certo ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché se non mi avesse chiamato il Parma, sinceramente non so se sarei riuscito a coronare questo sogno, perché comunque è una società ambiziosa, come ero io, ma ha bisogno anche che si incastrino certe cose. Il Parma mi ha chiamato e io, non so, mi sentivo questa cosa, mi sentivo, appena mi ha chiamato il Parma, sentivo che anche scendendo di categoria avrei potuto avere più possibilità a Parma in C che altre parti per arrivare in Serie A, e quindi... penso che ho fatto la scelta giusta, quindi sono contentissimo di aver esordito.